Buonasera a tutti, eccoci qui con il professor Guglielmo Gulotta, che quasi non servirebbero presentazioni, però per chi non avesse avuto ancora il piacere di conoscerlo, è stato ed è tuttora probabilmente una delle pochissime persone che ha avuto capacità di influenzare tanto la psicoterapia quanto la giurisprudenza, perché si è occupato tanto di psicologia giuridica da un lato, quanto di psicoterapia strategica, essendo anche uno dei primissimi a importarla qui in Italia. Oggi a me, buongiorno professor Gulotta, mi Buongiorno. piacerebbe un pochino Eccomi, buongiorno. proprio parlare di questo, un pochino della sua esperienza, in particolare nell'ambito della psicoterapia. Guardi, Perfetto. io sono un avvocato Sì. e sono anche uno psicoterapeuta. Metto un attimo insieme queste cose. Nel senso che io quando mi affaccio, io mi sono prima laureato in giurisprudenza, quando mi sono affacciato all'interesse per la psicologia, tutto nasce dalla visione di un film che riguardava Freud, che si chiamava Passioni segrete, sottotitolo Freud. E lì mi ero interessato, siamo nel 1964, alla psicologia, in particolare all'ipnosi, guarda caso, perché il film riguarda le prime attività con l'ipnosi e Brock, che Freud aveva con Breuer, Sì. che poi nacque quel libro, Gli studi sulla sessualità, studi sull'isteria, mi correggo. Bene, la passione fu per la psicoanalisi, perché l'argomento era, ma insomma l'inconscio, siamo responsabili delle nostre azioni, che mi interessava in quanto avvocato. Adesso il problema me lo pongo con le neuroscienze, ma non è di questo che voglio parlare. A un certo punto io mi chiedevo se dovessi diventare uno psicologo, cosa che poi feci con una scuola di specializzazione, perché all'epoca non c'era ancora, non c'erano i corsi di laurea in psicologia che nascono nel 1970 a Padova. Io nel 69 mi sono già diventato psicologo con una scuola di specialità. Poi, grazie alle regole che sono intervenuto, questo mi ha consentito comunque di essere iscritto nell'albo degli psicologi e anche degli psicoterapeuti, perché nel frattempo anche Musatti non era in origine iscritto all'albo, perché allora non esisteva. E poi noi siamo diventati sia psicologi che psicoterapeuti. Io mi domandavo all'epoca se avrei dovuto fare una supervisione per essere, perché cominciavo con Augusto Ermentini, uno psichiatra, che mi, diciamo, passava dei pazienti, ma era una cosa un po' selvaggia, diremmo oggi, perché io non avevo un training psicologico, ma allora la situazione era questa. Lui mi aveva riconosciuto delle capacità, io me la cavavo anche perché avevo cominciato con l'ipnosi, a utilizzare l'ipnosi in senso terapeutico. Mi rendevo conto che per il mio carattere e per il mio modo di essere, la cosiddetta neutralità dello psicoanalista non faceva per me. Io sono comunque uno di azione che deve fare, e la passività consigliata, dico solo consigliata perché poi di fatto non è precisamente sempre così, comunque la passività consigliata al terapeuta per me era anche noiosa sotto il profilo caratteriale. E poi non me la sentivo di lavorare ascoltando e basta, come uno schermo, una lavagna su cui il paziente scriveva i propri guai e i propri problemi. E poi, in quanto avvocato, ero più volto a risolvere i problemi. E pian piano io ho modificato il mio modo di ragionare. Per me, le persone che si rivolgevano per un aiuto di carattere psicologico, più che afflitte da sintomi, erano, per così dire, afflitte da ostacoli che dovevano superare per poter raggiungere quel progetto di vita che tutti ci siamo fatti da ragazzi. Qui mi ha aiutato, da un lato, la conoscenza dell'opera di Milton Erickson. Mi viene riconosciuto di essere quello che ha fatto conoscere in Italia Milton Erickson, e quindi delle tecniche ipnotiche, ma in senso strategico, non tanto gli abracadabra, quanto piuttosto
quel modo abbastanza creativo di utilizzare quello che il paziente ti dava. Questo per un verso. Per altro verso, sono stato molto affascinato dal libro di Sartre intitolato Le parole, in cui lui racconta dei primi anni di vita suoi e spiega perché fa lo scrittore. E in alcuni libri, mi pare Critica della ragion pratica, lui dice che gli esseri umani hanno questo progetto che devono raggiungere e che per raggiungerlo, il processo di personazione, così lo chiama, devono avere degli obiettivi che perseguono che possono essere ostacolati. Allora, ho messo insieme le cose e ho capito che per me quello che poteva funzionare era questo. Le persone mi raccontano dei problemi che possono essere anche di carattere giudiziario, ma i problemi di carattere giudiziario sono poi di carattere molto spesso di carattere personale, perché danno ansia, preoccupazione, eccetera. E comunque, anche se non fossero di carattere giudiziario, li considero dei problemi piuttosto che dei sintomi. Che cosa significa questo? Che il mio atteggiamento è sempre stato transdiagnostico. Cioè, pur rendendomi conto che le persone venivano all'epoca etichettate come nevrotiche, psicotiche oppure come borderline, e adesso che c'è il DSM hanno delle classificazioni in quanto disturbi e non più in quanto malattie, a me interessava come, non tanto quello che la persona è, ma quello che la persona fa allo scopo di raggiungere un certo risultato. Il mio compito era, e ho sentito ed ancora è così, come posso rimuovere questi ostacoli, che possono essere talvolta di carattere giudiziario o di carattere psicologico o entrambi. D'altra parte, il mio tono, che è più di azione, per carattere, diciamo, perché sa, è un bel lavoro quello che ti spiega come certi caratteri, diciamo, degli studiosi e creatori di scuole psicologiche, psicoterapeutiche, mi correggo, hanno poi inciso sulla loro teoria. Quanto conta il fatto che Freud vivesse in quel mondo, in quella società, in quella situazione, il fatto che poi lui ha congegnato una certa modo di curare il prossimo, lo dico tra virgolette, oppure che Milton Erickson avesse quelle limitazioni per cui era in carrozzella negli ultimi tempi, non vedeva i colori, cioè era parecchio disturbato. Ecco, ho inteso così, quindi mi sono da subito, io poi sono anche qui, se mi dovessi definire filosoficamente, io sono un relativista scettico, non credo ci siano delle verità assolute, penso che le persone abbiano la loro visione della realtà, ognuno ha la sua. Come dice un bel proverbio cinese, tre quarti di quello che vediamo è dietro i nostri occhi, cioè a seconda di come noi ci poniamo nei confronti della realtà che stiamo vivendo. Allora, se io parto da questa premessa, rispetto al terapeuta cognitivo comportamentale, il mio impegno non sarà di cambiare il suo modo di vedere la realtà, ma di prendere la realtà per lui come la vede, per vedere di agire in modo che tutto questo possa costituire un superamento dell'ostacolo che ha. Chiaro, devo fare qualche esempio. Date questo, si rivolge a me una signora, così vedete anche il problema della mia attività di avvocato e di psicologo, terapeuta, che mi dice, ma insomma, questo mio ragazzo che era qui con lei, questo ragazzo cosa fa? Già non va bene in matematica, proprio non la capisce. Bene, già questo esame all'università di matematica, anziché mettersi lì a studiare, cosa mi fa la sera prima dell'esame? Cosa mi fa? Esce con gli amici, torna, magari sbronzo, ha bevuto, fumato, spero che si sia limitato a un paio di sigarette normali, e poi dopo è bocciato.
mi ha spiegato uno psicologo che trattasi di una nevrosi di destino e che lui si autopunisce. Ecco, per esempio, qui uso una tecnica che consiste nel ristrutturare quello che mi ha detto in un modo diverso, che sia più accettabile, eccetera. Dico, signora, va bene, lui non è bravo in matematica, neanch'io se le vuole sapere. Ecco, intanto la apertura, guai, lo psicoanalista si domanda se può stringere la mano al paziente. C'è una bellissima parole di Eric Berne, in cui lui spiega che salutando il paziente si rende disponibile a stringergli la mano senza allungarla, però capisce che l'altro, se vuole, lo può fare. Dicevo, quando dico che anch'io non sono bravo in matematica, sto dicendo, non so fare 2 più 2, però sono qui lo stesso, certo, in un bello studio. La gente mi chiede consigli. Bene, dicevo, in questa piccola apertura che faccio sul mio conto, poi dico, vediamo un po'. È chiaro, lo capisci, senza essere un grande studioso di psicologia, se io vado a fare l'esame giù di morale perché so che non sono bravo in quella materia, sarà facile che io vada male, perché conta molto il ruolo dell'aspettativa. Allora, se io penso di non essere bravo in matematica, io ho una attribuzione interna, stabile e incontrollabile. Perché se non sono bravo in matematica, ci può essere bel tempo, ci può essere brutto tempo, posso sforzarmi finché voglio, sempre non sono bravo in matematica. Ma se la causa per cui non ho fatto bene l'esame è esterna e controllabile, perché io sono uscito con gli amici, esterna, quindi controllabile, che posso, e non è stabile, perché io domani vorrà dire che la prossima volta che faccio l'esame non esco con gli amici, non vado fuori a far casino la sera precedente, ecco che riattribuendo le cose, definendole con un frame diverso, il mio atteggiamento, e il mio lavoro consiste proprio nella capacità di farti vedere la realtà in la tua realtà, cioè tu non sei bravo in matematica, d'accordo, però vediamo come possiamo risolvere il problema di superare questo esame. Ecco, questo dà un po' l'idea di come la penso.